Alfredo. Eccomi, ciao, ciao Flavio, buon pomeriggio a voi. Allora, Alfredo, ci sono tantissime, tantissime questioni da analizzare, tante. Sì. Andiamo pian piano, nome per nome, passetto per passetto, anche se fa caldo. È la maglia di Zalate, uno che a Firenze non è stato un calciatore banale, dietro di te. Vedi, anche Sasha scrive, mamma mia, la maglia di Zalate, che bella, Zalate, genio e Ma sregolatezza. scusami, Sasha, ti segnalo la 5 di Flavio Vabbè. che fa tendenza. Andiamo avanti, dai, per favore, fa caldo, il 2 agosto Allora, non mi sono andiamo fermato da un attimo, andiamo al bra, castringer. passo per passo. Io partirei dal portiere De Ma Gea. il portiere, dopo le dichiarazioni di Palladino, che poi fanno pandanno al contrario, no? Con le dichiarazioni nel giorno della presentazione, ti ricorderai che il giorno della presentazione aveva fatto intuire che Terracciano 70 75, quel 25-30, vediamo. Mi sembra che dopo l'ultima amichevole, Terracciano 15 che sia il titolare e 85 che non lo sia. Per cui, allora, bisogna fare una premessa rapidissima. Su Szczęsny e per Szczęsny ci sono state delle manovre, indipendentemente dal discorso di Nico Gonzalez, che poi chiaramente toccheremo, ma in questo momento veramente il pensatoio di Szczęsny è un pensatoio difficile, blindato, un bunker. Possono entrare soltanto i parenti, forse. Lui può succedere di tutto, che domani decida di andare alla Fiorentina, che dopodomani decida di smettere, che fra 3 giorni prenda in considerazione la stessa rabbia che gli avrebbe garantito 18-20 milioni, scandisco 18-20 milioni di ingaggio, lui ne guadagna circa 7 adesso, da 7 a 18 netti per altri 2 anni. Uno normale è già in Arabia con 7-8 giorni di anticipo. Dice: aspetta che mi metto qui prima che cambi in idea. Lui invece non ha voluto. E quando ci ha pensato la cosa. Quindi Szczęsny lo dobbiamo lasciare in questo suo indecisionismo che io rispetto e non voglio fare altri tipi di discorsi. La forzatura per De Gea è in corso da ieri, è un prospetto che piace. Ci stanno altre due o tre situazioni in giro per il mondo, ma immagino anche MLS, Arabia. E quelli che l'hanno cercato, l'aveva cercato il Genoa che aveva deciso poi di andare su Gollini. Non so se Gollini sarà l'unico portiere del Genoa, ma non credo che possa essere di nuovo De Gea. Non ti escludo che possa averci provato il Monza, che ha fatto il giro dei quattro cantoni per i portieri, nel senso che ne ha firmati, fermati due, tre, poi al momento c'è anche Rui Patricio, deve annunciarne uno ed è il profilo che piace di più. Poi, che piace di più con un altro portiere accanto, con Terracciano, con Christensen, con un altro ancora? Io questo non lo so perché entriamo veramente nel ballottaggio dell'ultimo mese. Io ti dico che da ieri mattina il profilo è un profilo molto considerato all'interno di altri due o tre profili che non sono considerati esattamente come De Gea, sanno quanto costa più o meno, sanno che la sua priorità sarebbe quella di restare in Europa. E sanno di avere una strada che comunque vediamo se porterà. Hai visto la storia di Tesman? La storia di Tesman che tutti si divertono a fare. Aspetta, no, ci arriviamo su Tesma, facciamo una volta. No, ma per dirti cosa, che non è una corsa a provo a indovinare, è un ragionamento che devi fare in base alla fattibilità. Quindi è un nome che sicuramente noi teniamo. Quello di che è. No, sul portiere io voglio capire una roba. Tra De Gea e Szczęsny, la Fiorentina ha una preferenza. Forse dopo le suggestioni con Szczęsny e per Szczęsny, se fosse stato possibile prendere Szczęsny l'avrebbero preso, ma hai la preferenza per un portiere convinto, non hai la preferenza per un portiere pronto, hai la preferenza per un portiere che sia convinto, se un portiere decide in un momento di dirti di sì quando in altri 9 momenti ha deciso di dirti di no. Non è che quel momento in cui ti dice di sì può essere quello definitivo, poi magari cambi il giorno dopo. In questo momento non è molto attendibile quello che pensa Szczęsny di se stesso, ma per carità, io lo dico con rispetto. E quindi, ma De Gea, ora ti faccio una domanda di da 1 milione di euro. Secondo te, che tempistiche ci sono per No, sbloccare? non ti vengo a dire, perdonami, non è per te. Quelli che mi No, 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 fanno la ti chiedo domanda, quanto perché. no, ma non, ci vuole, non riesco a rispondere a queste domande. Può darsi che facciano prima il portiere e poi decidono per Nico, può darsi che facciano prima
Tesman o mollino te, ma io sinceramente le tempistiche, poi sai, queste tempistiche finiscono sui social e la gente si diverte pensando che siamo dei chiromanti, per cui perdonami, a queste domande faccio fatica a No, era rispondertele, per capire un no, ma ti po'. rispondo con grande serenità e sincerità, nel senso che le tempistiche da questo momento in poi del mercato io non te le posso dire, perché se ti dico mercoledì e stasera chiudono il portiere, voglio dire, mi espongo su una cosa che non appartiene al mio modo di Chiaro, lavorare e chiaro. che nessuno può fare il chiromante. Il chiromante prende i numeri per il jackpot. Io credo che se un portiere è un portiere ambito, come un portiere ambito De Gea, magari se decidi di farlo devi fare nel giro di pochi giorni piuttosto che dare una tempistica. Dici, ma se lo faccio nel giro di pochi giorni, poi alla fine mi trovo con tre portieri perché né Terracciano né Pazienza. Magari tra 5 giorni ho trovato una soluzione per Terracciano e Christensen. Quindi è una cosa che abbiamo un pentolone, non c'è la presa, un forno con 5-6 cose che sono state infornate più o meno allo stesso minuto. Qualcuna può bruciarsi, qualcuna la tiri via, qualcuna la tiri via con la cottura giusta e non c'è un timer, un timing, un qualcosa che possa dirti io se posso tiro via quel piatto per portarlo a tavola piuttosto che un altro. Magari hai deciso di partire dall'antipasto e devi mangiare il secondo, perché l'antipasto non è ancora pronto. Di sicuro è un portiere tra i nomi dei portieri fatti, onestamente, pur avendo avuto un anno di inattività, mi sembra il portiere più forte per distacco. Sì, Inutile che stia a chiaro. dirlo, cioè, non gioca da un anno, ma se fa 15 giorni, 20 giorni fatti bene, riprende, ma è più forte per distacco, vediamo. Chiaro. Allora, portiere l'abbiamo fatto. Capitolo Tesma. Non so se hai letto dagli Stati Uniti, nelle ultime ore si parla di un possibile inserimento della Roma. Ma guarda, A qualche punto siamo su Tesma? negli Stati Uniti io tra l'altro non conosco bene la fonte e quindi non la voglio commentare, che la fonte Chiaro. può essere anche il Financial Times che si occupa di economia e poi mette una roba di calcio. E quindi poi nello stesso tempo dicono che comunque la Fiorentina è davanti, non so se ci hai fatto caso, e la Roma può fare un centrocampista se esce Bove, che viene valutato almeno 15 milioni. Io credo che in questo momento la Roma a centrocampo sia intasata. Se esce Bove può fare un centrocampista. Altrimenti la Roma non è detto che si possa essere inserita, non ho dubbi. La proprietà americana con gli americani ci può anche stare. Io ti dico quello che so al netto di un tweet al minuto che non mi appartiene, nel senso che io non posso dire cresce l'attesa, la fiducia, a me interessa la cottura della cosa. Abbiamo sdoganato questo nome 50 giorni fa. Fino a ieri sera non c'era accordo, cioè, su tutti gli accordi, è tutto fatto, cioè, dovrebbero essere 5-6 milioni di cartellino, il Venezia dà il via libera, il calciatore è entusiasta della Fiorentina e da 48 ore abbondanti manca il timbro dei procuratori sulle condizioni e alle condizioni della Fiorentina, che comunque c'erano stati già degli ostacoli con l'Inter, non per le commissioni ma per altre cose, il che significa che sono dei procuratori. Voglio dire, io non le sto criticando e non li sto criticando perché ognuno ha il Chiaro. carattere che ha. Sono dei procuratori Doberman che credono di poter chiedere e di poter ottenere. Molte volte queste operazioni sono saltate anche nel caso della Fiorentina. Ci sono gli accordi, saprei bene, ricorderei bene, Flavio, quello che abbiamo detto in passato su parametri zero, e questo non è un parametro zero, su situazioni che poi sono saltate quando hanno visto dei giochi a rialzo. Io quando vedo queste cose qui, sinceramente penso che non stiano facendo il bene del ragazzo. Esattamente come Samardzic, il papà ha cambiato idea sulle commissioni, adesso è un po' ridimensionato. Infatti in Milan con Samardzic ha trovato un accordo. Quindi a oggi la Fiorentina ha tutte le carte in mano, fin quando però deve avere la certezza di avere l'ultima carta, che è il via libera degli procuratori. Secondo me non aspetterà tutta la vita perché piace molto il calciatore piace molto al calciatore, piace molto la Fiorentina e a quel punto immagino un dialogo dalla Fiorentina che chiede al calciatore: ma se tu vuoi venire qui, noi abbiamo preso te, perché non parli con i tuoi e non ti fai liberare visto È che sei quello qui? che un tifoso È medio quello che normale un si tifoso me, chiede. è quello che comunque una logica imporrebbe se ci fosse la logica, ma nel calcio non sempre c'è la logica. La trattativa è chiusa al 97,2%, 2,8% appartiene a questa cosa, che non è una roba banale fin quando non ti liberano. L'abbiamo venduta così nelle ultime 48 ore e così è.
Sarebbe un peccato se saltasse, sarebbe un bel colpo se arrivasse, ma voglio dire, ne trovi tanti. Cioè, se poi il matrimonio te lo fa saltare il tuo testimone, tu vai dal tuo testimone e gli dici: io mi stavo sposando, ma me lo fa saltare tu. Ogni tanto succede che il testimone dia dei consigli quando stai, no, sull'altare, dice: ma chi te lo fa fare? Sì, Tu non sì, sei sì. sposato, quindi non è un problema tuo, quindi non hai neanche amici sposati che hanno avuto No, questo tipo di amici problemi. sì, perché mi invitano purtroppo e Ti sono un invitano, botto tu di vai, soldi sai, però. qualche testimone che 5 di dice: scusa, aspetta, perché devi farlo? Ti pentirai fra 6 mesi. Ecco, uscendo da questa metafora, mi sembra un po' la storia di Tesman, che c'ha il testimone che, piuttosto che liberarlo, ha fatto quelle richieste, e la Fiorentina aspetta che quelle richieste vengano modificate. Aspettiamo, perché comunque è stato un inseguimento, e sarebbe un peccato perché la Fiorentina è stato l'unico club che si è inserito, avendola studiata così, quando ha capito che l'Inter non aveva margini di manovra. E quindi la tempistica è stata giusta. Sarebbe un peccato per cui, ma non facciamoci la testa, ripeto, è una cosa che ancora va seguita. Ti faccio una domanda su Tesman. Perché è saltata con l'Inter? Perché qualcuno dice, non so se sia vero, te lo domando per questo, che sia saltata con l'Inter anche per colpa delle richieste dei procuratori verso l'Inter. Ci sta un po' questo, ci sta molto il fatto che l'Inter volesse indirizzarlo verso Lidi, per esempio anche un altro anno a Venezia, che Tesman non voleva considerare o prendere in considerazione. O destinazioni che per Tesman, su indirizzo dell'Inter, che non lo poteva accogliere in organica adesso, per Tesman sarebbero state delle cose che avrebbe dovuto decidere lui. Quindi ci sta molto anche in un pacchetto di cose, quella che dici tu ci può stare, ma è sulla destinazione che non si sono trovati e alla fine la cosa è saltata e come hai visto hanno fatto ristagno staccato da quell'operazione perché avevano capito che per Tesman sarebbero potuti andare alle famose calende greche, come si dice dalle mie parti, quando una cosa si incasina e rischia poi di andare verso il naufragio come è stato con l'Inter. Vado su un, poi ce lo torniamo per ultimo il tema Nico Gudmundsson. La Fiorentina ha scelto Gudmundsson, come a che punto la trattativa? La Fiorentina in questo momento ha le carte in mano. Le carte in mano significa che le puoi depositare o significa che se passa un po' di tempo c'è sempre il rischio che qualcuno te li porti via, ma non è questo il caso. La Fiorentina ha memorizzato due cose. La prima, che Gudmundsson non ha più la valutazione di gennaio quando ne parlammo in anticipo, grazie al lavoro che ha fatto anche il mio collega Gianluigi. E quando abbiamo fatto due o tre trasmissioni a Passione Fiorentina parlando di Gudmundsson, ci sono venuti tutti dietro, ce l'hanno spenta, e ce l'hanno spenta perché il Genoa non chiedeva 25 allora, ma chiedeva 35, ma era una provocazione per alzare la tariffa e non cederla a gennaio perché avevano la certezza che nella loro testa che a giugno facilmente l'avrebbero ceduto. La domanda era: ma vuoi permettere che uno come Albert Gudmundsson, dopo la stagione che sta facendo, no, vuoi mettere che non ci sia la fila da metà maggio in poi? La fila non c'è stata. Ci sono stati degli interessi, ho proposto alla Juve, il Napoli si è tirato fuori, l'Inter la situazione la conosciamo, all'Inter piace moltissimo, la valutazione è scesa, c'è il discorso, non so adesso di ottobre, questa fine settembre, suo personale, che per me incide sulla formula e secondo me si può fare un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ma tra le condizioni che puoi mettere dentro è che questi discorsi eventualmente non avrebbero, augurando a Gudmundsson di risolvere tutti i suoi problemi, che io non voglio neanche entrare in No, questi no, schemi no, di no, non questo sue, c'entriamo con ma questo. ci potrebbe essere nel contratto anche la cosa che se dovesse esserci qualche complicazione per motivi che abbiamo accennato, questo accordo non ha motivo di avere e non avrebbe motivo per avere le stesse modalità che stanno portando gli accordi. Hanno parlato Fitto ieri, 2 giorni fa la Fiorentina ha parlato in modo Fitto col suo agente, c'è l'apertura totale, esattamente come c'era l'apertura totale di Gudmundsson alla Fiorentina già a gennaio, perché Gudmundsson aveva detto sì alla Fiorentina a gennaio. Buon'anima di Gio Barone stava parlando con Gudmundsson da almeno un mese scarso rispetto a Fine quando dicembre, dai, possiamo dirlo. L'abbiamo tirata fuori noi,
e aveva avuto l'apertura totale, altrimenti la Fiorentina non sarebbe andata avanti. È chiaro che non conta la volontà del calciatore, soltanto se poi non vai con la società che adesso deve ridimensionare. Credo che il Genoa debba vendere qualcuno, a prescindere, non voglio entrare nei dettagli, Sì, qualcosa anche so. perché so, è un pieno di tifosi del Genoa che stanno tremando per la cessione di Gudmundsson e ce ne stanno dicendo di tutti i colori. Quindi Adesso? salutiamo. Sì, perché giustamente loro. Auguri amici, buon 2 agosto, per me non è un problema, potete insultare quanto volete, noi cerchiamo di raccontare il mercato, tanto un insulto in più e 5 complimenti in meno e 4 No, 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 chiacchierone in più. stanno rosicando perché diciamo Ma non è stanno un vendendo problema, Lorenzo. No, non è no, un chiaro, problema. era per Il salutarli. problema è che salutiamo tutti, salutiamo sempre con affetto gli amici e i nostri nemici. Io ieri sera ho dovuto salutare Radio Rossonera che mi ha attribuito una roba che non ho mai detto, o comunque non, ormai bisogna salutare sempre tutti, perché su qualsiasi cosa bisogna scandire. Bisognerebbe però che loro, i tifosi del Genoa, si rivolgessero a chi un dirigente ha parlato 48 ore fa dicendo una cosa completamente diversa rispetto a quella che aveva detto Zangrillo. Zangrillo aveva detto, noi, aveva fatto ironia, ti ricordo, su Gudmundsson con la maglia dell'Inter, intelligenza artificiale, un Photoshop, MotoGP, mettila come vuoi, aveva detto la fantasia, il caldo, e però poi 2 giorni fa è stato un loro dirigente durante una trasmissione alla televisione di Genova a dire stiamo valutando per Frendrup e Gudmundsson che non sono più incedibili, Ha quindi detto non. anche le porte sono aperte. E allora quindi i tifosi del Genoa, più che chiedere a te, a me, a un altro, dovrebbero chiedere al loro dirigente per quale motivo c'è questo tipo di atteggiamento. Mi dispiacerebbe soltanto per Gilardino, perché Gilardino per me è un grande allenatore in prospettiva e lo sta dimostrando adesso. Quindi, cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare che Nico torni e, tornando Nico, vediamo quali saranno le sue volontà. E per me è un incastro clamoroso, Gudmundsson, Koopmeiners, Nico. Uno tira di qua, uno tira di là. Se vieni tu, io libero te. Se mi dai soldi di là, io faccio quest'altra cosa qua. E questo incastro, però, i discorsi e i negoziati con il Genoa sono scanditi al punto tale da poter pensare che abbiano apparecchiato la tavola. C'è la tavola, ci sono tutti i bicchieri, ci sono i bicchieri, ci sono i piatti del giorno buono, quello di festa, no? Della domenica. Quindi adesso però devi mettere le portate sul tavolo e fino a quel momento è chiaro che dobbiamo aspettare, però l'estero c'era stata qualcosa in Bundesliga, molto poco. Parlo di Gudmundsson. Il Napoli non c'è, la Juve ha altri problemi da risolvere. L'Inter è bloccata da Arnautovic. Indipendentemente dal lieve infortunio a Taremi, perché sarebbe la prima scelta dell'Inter. La Roma ha già fatto, la Lazio non ha mai approfondito, viaggia il Napoli e su altre storie da risolvere, viaggia soltanto la Fiorentina su un binario sgombro. Bisogna arrivare alla stazione, ma siamo sulla strada. Vado poi sul tema che tu hai sfiorato, ma è un tema che sta facendo dibattere Firenze, il tema Nico Gonzalez. Naturalmente, tifoso della Fiorentina dice, arrivato Colpani, la Fiorentina vuol chiudere Gudmundsson, Nico va via. Sì, non è. Allora, premesso che io alcune cose, una cosa non la dico neanche sotto tortura, perché stanotte mi hanno detto una cosa che poi magari in privato te la dico, ma non mi va adesso di dirla, di accendere ancora un po' su cose che comunque noi cerchiamo di raccontare nelle notizie e di non andare oltre. Punto, a capo. Premesso questo. È chiaro che se tu prendi Colpani pensi alla cessione di Nico, ma la cessione di Nico l'hai pensata anche nel momento in cui ti hanno detto al 99% resta qui, ma quell'1% teniamolo in caso di una proposta da importante, non quantificata, ma che dal mio punto di vista non è 40 milioni, ma se qualcuno si presenta con 30-32 milioni più 3-4 di bonus, secondo me c'è la porta libera, c'è la porta aperta. Per me non arrivi a 40, mi stupirei se fosse 40. Per me siamo su 30 pieni più bonus per arrivare a 35. Poi oggi sai come funziona? Non ci stanno più le comparticipazioni, puoi mettere una percentuale da futura vendita, che abbiamo detto l'altra volta, la percentuale da futura vendita è il 50%, non sto parlando di Nico, sto parlando in generale, è come dire
la comproprietà non c'è più, ti aggiro l'ostacolo mettendo una percentuale del 50%, perché fatta la legge, trovato l'inganno, è la stessa cosa di prima, hanno abolito le comproprietà, ma magari qui metti il 15 o il 20%. Io so che lui apprezza molto l'Atalanta, ma andrebbe molto volentieri alla Juve. Ma questo non lo Benissimo. devo dire, ma questo non lo devo dire io, nel senso che comunque sono leggi, io so questo, che andrebbe alla Juve, che gli piacerebbe questa opportunità. Se dovesse farmi un posto, una storia al contrario, non mi interessa, perché comunque io ripeto quello che so, che ha dato apertura comunque a una cessione, e deve essere lui a spiegare. È una situazione diversa rispetto alle ultime sessioni, quando si erano materializzati dei club che non avevano portato appeal. Soldi sì, ma appeal no. Adesso hanno un appeal. Non mi permetterei mai di dire che lui consideri o non consideri chiuso il suo ciclo a Firenze, perché non sarei corretto nei suoi riguardi. So soltanto che l'Atalanta, se chiude l'operazione con Miners, con la Juve, che per me è ancora aperta, prende quei soldi e va a fare l'offerta pesante per lui, per Danzo e per O'Reilly, 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 sei tu quello scozzese, dammi la pronuncia No, giusta. lingua deve essere veramente giusto. La Juve deve prendere due esterni, almeno, se non tre, c'è la vicenda Chiesa, uno a destra e due a sinistra, due a destra e uno a sinistra. Io so che la Juve oggi non può mettere 30 più 5 sul tavolo, perché non ce li ha, nel senso che Benissimo. deve dare la precedenza ad altre operazioni. Quindi ce li ha, perché li ha fatti, no? Da Sule, come si chiama? Huijsen, li ha fatti adesso, quindi ce li ha. Però c'ha delle precedenze, Todibo con Miners, i soldi andrebbe. Quindi la Juve cosa ha detto? Che io sappia, alla Fiorentina: ci piace, aspettiamo che torni lui, di sicuro i suoi agenti sono già in fibrillazione, in movimento, ti offro delle contropartite tecniche che magari a te possono interessare oppure no, McKennie, che alla Fiorentina interessa a prescindere, e ne abbiamo parlato, che ha mercato in Turchia e non ne vuole sapere. Parlano di Arthur, io ho riscontri su Kostic, è stato proposto anche Kostic, e non ti escludo che vengano fuori, possono fuori delle contropartite, perché la Juve oggi può farlo con due contropartite importanti. Fai conto, faccio un esempio: Kostic quanto lo vali? 10 milioni? Quanto lo valuti? 10 milioni? Bene. McKennie, la valutazione? 10-12 milioni a scadenza di contratto. 22, aggiungi 15, 13, 14, 12, fai tu e possiamo fare l'operazione così. Oggi l'Atalanta non so quali contropartite potrebbe avere. La premessa è che la Fiorentina queste cose le ha sempre pensate senza contropartite, e lo sai benissimo, cioè loro hanno sempre pensato, non lo so come accadrà adesso, so che sul rimbalzo di linea, Gudmundsson, Koopmeiners, Nico, collegati altri due o tre attori protagonisti, comparsi importanti o mezze comparse, avremo dei giorni molto importanti, secondo me anche prima, per le valutazioni del prossimo lunedì. Cioè, mi aspetto già delle proiezioni, delle tendenze entro questo fine settimana. Quindi entro 2 o 3 giorni? Sì, Entro 2 o 3 giorni, entro 2 ore. Ti spiego, mi sì. spiego, mi Sì, spiego. può Se la succedere di tutto, può succedere di tutto. Juve decide di fare l'offerta con Miners oggi, perché ha sbloccato Todibo, prima la fa e meglio è. Domani, entro domenica, non per forza andiamo a lunedì. Nel frattempo Nico Gonzalez torna. La Juve ha speso i soldi per Koopmeiners. Quanti ne restano in tasca? Pochi. All'Atalanta, molti, perché li ha presi anche da Miranchuk, 15 milioni. Vai a fare tutti i calcoli delle cessioni dell'Atalanta, sono arrivati 40-50 milioni in tasca. Quindi, se la Juve dà priorità con Miners, non può andare oltre, dal mio punto di vista, a un conguaglio più una o due contropartite per Nico. Quindi, dagli incastri precedenti si capiranno molte cose. Poi, se la Juve trova le risorse per farli tutte e due, lo vedremo. Piace molto a tutti e due i club. Piace molto a tutti e due i club. Certe cose poi non le devo spiegare io, ma le deve spiegare il ragazzo.
perché è chiaro che quando tu sei il punto di riferimento di una città, di una società, l'acquisto più oneroso, tutto quello che vuoi, è normale che debba essere lui a dare delle risposte piuttosto che io che devo fare il mio lavoro e devo fare soltanto cronaca. Sì, è una situazione tra l'altro molto calda perché lui il 5 di agosto, che praticamente fra 2 giorni, cioè oggi è 2, quindi il 5 è veramente dietro l'angolo, dovrebbe presentarsi a Viola Park. Quindi siamo veramente in ore calde e non solo da un punto di vista meteorologico, cioè, sono proprio giorni in cui può accadere di tutto, onestamente, Alfredo, non so se sei Sei d'accordo con me. contento, no? Se sono d'accordo, sei contento, no? Sono con te, allora io ti dico, No, ma io non per Nico, sei contento, no, non vorrei essere equivocato. Sei no, contento che dice, ma quando vai in almeno ferie? abbiamo Andiamo in qualcosa ferie, va. allora, da un punto di vista del nostro movimento, almeno abbiamo qualcosa da raccontare, No, fermo vabbè, restando che qualcosa è già successo, non mi riferisco a sì, Gudmundsson. chiaro, però No, capisci no, no. bene che se vendi Nico, arriva Gudmundsson, può arrivare De Gea, può arrivare Tesman, poi ci sono anche altri colpi da fare, tanti altri. McKennie, oh, sorprese, Cioè, situazione. sono e tanta carne a cuocere, quindi siamo contenti perché almeno c'è fibrillazione, c'è voglia di sapere notizie, ci sono robe che accadono, Ti c'è un posso fare io una paladino. domanda? Sì, ti posso fare Vai, una domanda perché vai. come la gente come che mi scrivono in tanti, li ringrazio, ma non ho avuto la possibilità per mancanza di tempo. La gente come è orientata su questa cosa di Nico? Allora, Nico. Molti avevano già registrato che Nico poteva andare via. Qualcuno era d'accordo, qualcuno era meno d'accordo. Il fatto che può andare alla Juventus, la gente non la sta prendendo bene, perché sai, vendi per la terza volta di seguito il tuo più forte alla Juventus, anzi forse anche quarta, se consideriamo Bernardeschi, la gente non la No, prende bene. Fermo restando che io ieri. parto da Baggio. Cioè. Io parlo proprio degli ultimi. Fermo restando che tutti, e su questo siamo tutti d'accordo. Colpani più Gudmundsson fuori Nico, la Fiorentina è più forte. Io ti aggiungo questo, Colpani più Gudmundsson più un altro esterno. Più un altro esterno che secondo me la Fiorentina prende al posto di Coné, quando verrà decisa la storia di Coné, più McKennie e vediamo come finisce per Tesman. A me la squadra piace perché se devo tenere un attaccante, non voglio entrare nel suo intimo, non mi permetterei mai, deve essere lui a chiarire che è stato sul punto di andare 2 o 3 volte, non è andato e stavolta va. L'ultima stagione, tu che voto daresti all'ultima stagione di Nico? Io gli do un 7. Sì, io gli darei 6,5, cambia Sai poco. perché 7? Perché un esterno che fa 16 gol. Poi No, per carità, non, però ricordati comunque che è costato è vero, se tu tanto. mi dici nelle partite importanti, cioè in finale Io, Nico ecco, non c'è l'hai detto te, stato. io non volevo entrare in questo No, argomento. Io ci penso, entro. io no, Alfredo, io mi sono esposto. Lui io 5 giorni ti dico. prima della finale ha fatto serata, ha fatto le 5 del mattino, No, in finale non si è visto, è stato infortunato un mese e mezzo, in quel mese e mezzo la a me Fiorentina ha perso piace. tanti punti. Cioè, però alla fine dei conti sul piatto ci metti anche che un esterno che ha fatto 16 gol. Un Però io esterno che voglio fa 16 vedere, gol in sì, stagione ce ne sono pochi. però io voglio vedere nelle finali, no? Voglio vedere le conference, voglio vedere l'esterno che mi prende per mano. Chiaro, ma Perché questo è chiaro. comunque è stato il mio più grande investimento, sbaglio. Sì, ma in finale è mancato anche Bonaventura, in finale insomma Tutto è quello che mancato vuoi, la verità. ma Bonaventura non è stato il mio più grande investimento. Non parlo delle finali, in Sì. generale ti dico, lo voglio vedere nelle finali, non in quella finale. Vorrei che il tizio che mi è costato più degli altri, no? Mi prenda anche un po' per mano. Poi questa cosa era nell'aria da tempo, il Brentford piuttosto che il Leicester, piuttosto che società. Che per carità fai la Premier, ma non hai grande appeal. È normale che se ti capita l'opportunità in Italia lui apre. E secondo me, se ci sono le condizioni giuste, è meglio toglierti questo dente adesso che di parlarne a gennaio. Io Io la poi, ma leggo così. in questo momento ti sta parlando Flavio, il tifoso della Fiorentina, io alla Juventus non venderei nemmeno questo paio di occhiali. Se
se mi offrissero 200 vuoi, euro. Se tutto però che qui ti sta parlando il tifoso della Fiorentina. Ma io capisco, io non voglio entrare in questo campanilismo, lo capisco, ma il calcio ormai è cambiato. No, no, io ti parlo. Nel senso che ma non è soltanto Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, partiamo da Baggio, mi ricordo che ci fu la rivolta, ti ricordi tu dovevi nascere forse, ma queste cose qui le vivevano peggio secondo me una volta quando, tra virgolette, non sto parlando di bandiera, perché la bandiera per me è un'altra cosa, quando il tuo più rappresentativo andava, adesso è diventato quasi una normalità, poi secondo me il problema non è dove va. Il problema è capire che se davvero il suo ciclo lo ritieni finito, è normale che tu debba fare cassa più possibile, o cassa o avere un'operazione che ti consente di migliorare l'organico, non mi interessa neanche tanto. Io non sono mai per l'idea che siccome lo do lì, che è un mio nemico, gli chiedo di più perché è un mio nemico e spero che non ci vada. Io sono per l'idea che se lo do al mio nemico che mi dà una convenienza diversa rispetto a un altro che non è un mio nemico, magari è un mio amico, io la convenienza diversa fa la differenza per me su qualsiasi altro ragionamento. Quindi, ripeto, c'è questo incastro bellissimo da un certo punto di vista. Io spero di uscire molto presto da questa pratica Cop Minus che mi sta frantumando da gennaio, ormai è davvero una vita, e sono collegate le altre cose, le dobbiamo seguire. No, no, chiaro, ripeto, De Gea, Tesma, Nico, Gudmundsson, sono giorni importanti, almeno questo lo possiamo dire, Alfredo, sono giorni... No, no, sono giorni importanti, per questo quando mi chiedi la tempistica sul portiere, se De Gea dopo domani mattina arriva un'altra società italiana, gli arriva una proposta dalla Pre, qui stiamo parlando di profili extra large, di spessore, cioè nel senso profili di grande, quindi non è più... Dice, ma lo faccio dopo perché adesso devo aspettare che torni Nico lunedì, a me se molto non concesso che non ne abbiano già parlato, perché è normale che ne abbiano già parlato, è normale che abbiano sondato la disponibilità, è normale che gli agenti abbiano portato una disponibilità di Nico, poi devi far quadrare altre cose, ma non è che aspetto Nico se stasera posso fare De Gea, cioè, o posso fare Varane, o posso fare d'aspetto, lo faccio. Ecco perché non ho una tempistica, le cose ormai da questo giorno, anzi da 2-3 giorni fa al 30 di agosto, vanno seguite ora dopo ora, e vediamo. Va bene, Alfredo, ci salutiamo, ma rimaniamo sempre in contatto con le notizie, perché ad agosto tu mi insegni che non ci sono più weekend, cioè ogni giorno vale come un altro. Bravo, l'ho detto esattamente già venerdì scorso. E a maggior ragione vale adesso, con possibili frenate, che mi sembra quello delle previsioni, con possibili rovesci, ti ricordi quello delle previsioni, cioè, con possibili rovesci, io dico con possibili frenate quando ci avvicineremo al campionato. Magari lì il sabato e la domenica saranno dedicati al, e non è detto, ma questi weekend prima del campionato saranno molto caldi da seguire, cercheremo di essere pronti. Va bene, Alfredo, ti salutiamo. Ciao Alfredo. Ciao Flavio, un saluto.